Le ostetriche del distretto 3 seguono le mamme e se lo vogliono anche i papà che desiderano avere un figlio. Annalisa Dal Forno ci porta a conoscere il lavoro svolto dagli operatori sanitari e tutto ciò che viene offerto alle future mamme. Presso il nostro ambulatorio ostetrico ci proponiamo di offrire un accompagnamento alla donna durante la gravidanza fisiologica per andare a ricercare i cambiamenti fisiologici e biologici che intercorrono in questo periodo particolare della vita. Cerchiamo anche di stimolare il profondo legame madre-bambino per andare a promuovere il benessere della salute a breve e a lungo termine. I 9 mesi d'attesa vengono accompagnati anche da un lavoro fisico nella palestra di San Michele, preparatorio al parto. Benvenute a tutte, oggi siamo qui per il secondo incontro e il tema di oggi sarà quello di lavorare sul nostro corpo. I gruppi di preparazione alla nascita hanno lo scopo di accompagnare la donna nel percorso fino al momento della nascita del bambino, fornendo un'informazione globale dalla gravidanza al travaglio, al parto, all'allattamento e all'accoglienza al nuovo nato. Il lavoro corporeo facilita l'espressione dei ritmi vitali ed emozionali coinvolti nel dolore. Le visualizzazioni producono un effetto rapido di rilassamento. Attivano le forze vitali, aiutano a superare i blocchi di paura, sciolgono le tensioni e aumentano la relazione con il bambino, mentre l'uso del respiro e della voce induce uno stato di calma e di benessere durante il parto, producendo un effetto analgesico. Il percorso nascita prepara la donna all'analgesia naturale e fisiologica, la rende maggiormente competente e capace nella gestione del dolore. Perché non si propone di abolirlo, ma di ridurlo al minimo fisiologico, facendo quindi vivere alla donna integralmente l'esperienza della nascita. Gli incontri sono aperti anche ai futuri papà e cerchiamo di coinvolgerli in maniera attiva nel massaggio e nel rilassamento, perché la comunicazione attraverso la pelle e le mani porta a maggior benessere, favorendo quindi un maggior legame di coppia. Trascorsi i 9 mesi, arriva il momento più atteso. La nascita. Le mamme hanno vissuto i 9 mesi della gestazione a stretto rapporto con il bambino. La nascita finalmente mette in contatto il padre con il proprio figlio. È come dire che è stato in panchina fino a quel momento, dottor Tosadori, da osservatore, in una partita che da ora in poi lo vede protagonista. Quanti sono i papà che vengono ad assistere in sala parto a questo momento importantissimo? Direi quasi tutti, noi del resto apriamo le porte a tutti, sono ben accolti, anche se si creano talvolta dei piccoli problemi di troppa emozione. Svenimenti? Qualche volta Quindi dovete soccorrere sì, loro? facciamo più assistenza ai padri che non alle madri talvolta. Solo 15 in Italia sono gli ospedali amici dei bambini, come a San Bonifacio, ad esempio. Qui l'attenzione è massima per il primo momento dei genitori con il nuovo nato. Per la salute del bambino, l'allattamento è fondamentale. Ci spostiamo ora al distretto di Via Poloni per seguire le attività del primo anno di vita del nuovo arrivato. Quando nasce un bambino inizia una nuova avventura per i nuovi genitori. I consultori familiari, all'interno delle loro attività, prevedono il percorso nascita. La prima tappa di questo percorso nascita è l'esperienza del massaggio del neonato. Il senso più sviluppato in un bambino di pochi giorni, di pochi mesi, è proprio il tatto. È attraverso questa via d'ingresso che un genitore può sperimentare il piacere di entrare in un contatto molto forte con il suo bambino. Questo è quello che intendiamo fare all'interno dei corsi di massaggio, nei consultori condotti da operatori, insegnanti dell'associazione AIMI, proprio offrire un'opportunità a questi nuovi genitori, di trovare un modo per comunicare, di stare vicini, di stare in contatto con il loro bambino, provando l'esperienza estremamente intensa del dare piacere attraverso semplici gesti. Grazie Cristina Zuppini e buon Grazie. lavoro a tutti gli operatori impegnati nell'accoglienza dei nuovi nati.